Salve a tutti ragazzi da Pierluigi nel canale Pier Dark Knight 91 e benvenuti nella puntata numero 51 su Formula 1 2018 nella modalità carriera pilota con il nostro Pierluigi Wayne in Renault affiancati da Nico Hülkenberg. Quest'oggi Gran Premio della Francia, ci troviamo nel circuito di Paolo Ricciardo, di Paul Ricciard. E signori, allora, prove libere andate finalmente benissimo, abbiamo 1500 punti risorse che dobbiamo spendere dopo questo GP, visto che ce ne servono 1700 per continuare a potenziare il nostro motore. Il nostro motore rimane attualmente uno dei motori più lenti, siamo con un telaio e un'aerodinamica abbastanza accettabile, ma del resto, vabbè, così è così. Allora, rivalità, per il momento siamo 5-4, perdiamo contro Nico Hülkenberg, la rivalità ci dice 1-1, mentre su Grosjean vinciamo 23-18, 0-0 per il momento, ma dovremmo riuscire a vincere, visto che quest'oggi in questo GP forse andremo bene, perché vi dico che il motore non sta ricevendo miglioramenti, perché il primo miglioramento, visto che è un impatto e uno sviluppo molto lungo, arriverà in Gran Bretagna, quindi salteremo anche l'Austria, e in Austria noi avevamo bisogno di velocità come in questo GP. Infatti attualmente le prestazioni non sono buonissime, perché sul dritto, sull'accelerazione, non siamo per niente forti. Facciamo un recap un po' sul confronto prestazioni del veicolo. Attualmente la Renault nel complessivo è in quarta posizione, ma se andiamo a vedere sul telaio siamo in quarta posizione. Sull'aerodinamica siamo in terza posizione, ma il problema è che se andiamo sul motopropulsore... Ok. Terz'ultima posizione e giochiamo a 102 definitiva. E il problema è proprio quello, anche in Austria non riusciremo a dare il massimo, perché comunque avremo un motopropulsore, un motore molto scarso, peccato. Comunque vediamo un po' invece l'usura delle nostre componentistiche. Combustione interna al 55, attenzione, al 23 l'unità generatore motore della cinetica. Qui invece abbiamo il 38, 32, 30 e 14. Unità di controllo elettronico va già abbastanza bene. Sul cambio siamo all'11%, nessun problema. Allora, nello scorso GP siamo arrivati in decima posizione. Potevamo arrivare anche noni, come potevamo arrivare undicesimi in Francia. Allora, lo scorso anno siamo arrivati in quinta posizione. Nel nostro primo anno in Alfa Sauber, in ottava posizione. Vediamo in questa terza stagione con la Renault in che posizione ci andremo a piazzare, taglieremo il traguardo, andiamoci a fare la qualifica a tentativo unico. Allora vediamo insieme qualifica che faremo con una mescola ultra soft, vediamo un po' il meteo, quindi soleggiato in qualifica, nuvoloso in gara, meno male che non piove. Allora, assetto auto, andiamolo a vedere insieme, quindi questa è l'aerodinamica, questa è la trasmissione, geometria, sospensioni, freni, che vado leggermente ad aumentare, sì, tipo così, gomme e distribuzione peso. Andiamo in pista. Allora, primo giro della giornata e spero di riuscire, guardate, già sul dritto siamo settimi, cosa vi devo dire più? Posso dire più nulla, è già un controllo inguardabile. Sul dritto perdiamo parecchio, per il momento siamo ventesimi, signori. Va bene, è il primo giro della giornata, non è mai semplice. Cerchiamo di avvicinarci il più possibile. Ok. Siamo diciottesimi per il momento, cosa che non mi piace per niente. Ok, diciannovesimi. Niente, non riesco a fare un buon giro. Ok, qui guadagniamo qualcosina, dobbiamo cercare di arrivare in una buona posizione, ma sul dritto perdiamo, abbiamo perso due posizioni sul dritto, non so più cosa fare. Dai, prendiamo sto Leclerc, vediamo un po', diciottesimo. Ok,
No, ragazzi, proprio sul dritto non ce n'è. Non ce n'è sul dritto. Andiamo qui. No, ragazzi, sul dritto non ce n'è. 19esimi. Avanti a Sirotti. Non è il risultato che speravamo, ma in gara spingeremo al massimo per cercare di guadagnare posizione. Allora, sul ritmo di qualifica, noi avevamo fatto una sesta posizione. Le qualifiche sono terminate, siamo pronti per un'altra entusiasmante gara domani. Le prime tre sono Ricciardo, Leclerc e Kimi Raikkonen. Per ora vi salutiamo, okay, ma vi diamo appuntamento a domani per il Gran Premio. Allora, Ricciardo continua ad andare benissimo. Leclerc, seconda posizione. Hülkenberg, ottavo. Io in prova libera 3, sul ritmo di qualifica, ho fatto un 1.29.7. Quindi so che posso fare 1.29.7 e quindi tredicesima posizione. Ok, invece qui sono più veloci di Sirotkin. Vabbè, ragazzi, vedremo poi in gara, perché in gara sapete che cambia tutto. Però ogni volta partire dal fondo non ci aiuta per niente ad essere competitivi. Però adesso Hülkenberg è ottavo. Potevo farla anch'io quella posizione, però primo giro della giornata. E in partenza bisogna essere davvero molto aggressivi. Attenzione, perché guadagna un punto Grosjean e si distacca di 2 punti Nico Hülkenberg. Punti risorse che ci servono assolutamente. Andiamo ovviamente avanti. Ovviamente mi aspettavo una, sì, sessione, vabbè, migliore. Tranquilla. Ma sono cose che succedono. Prova a recuperare in gara. Non ti devi preoccupare. Non ti devi preoccupare, perché in gara prenderò il ritmo di giro in giro e faremo bene. Ne sono sicuro, qui in Francia faremo bene. Andiamo. Oggi gareggerai sulla pista di casa del fornitore del motore. Cerca di farlo felice. Speriamo. Fornitore del motore. Se mi dà quel motore, io sinceramente non gareggerei neanche per lui. Però. Allora, vediamo un po'. Allora, carico del serbatoio. Facciamo un bel 15.2, belli carichi, pesanti, ma proprio pesanti. Poi, stint, facciamo ultra soft e partiremo con le super soft. Super soft con... Oh mio Dio, come mai? Perdiamo molto? Vediamo un attimo, facciamo un confronto. Se io faccio così... Così non perdo. Invece così perdo. Ah, buono a sapersi. Vabbè, ragazzi, facciamo così. 8.5 oppure 7.6. 8.5, dai. 8.5. Ok, siamo pronti, dai. Andiamo. Come sempre costretti ad arrivare almeno in decima posizione, quindi prendere punti Gran Premio della Francia. Inizia ora con la partenza di Wayne, come sempre lentissima, un motore davvero inguardabile. Spero arrivi subito quel giorno che riusciremo a potenziare il motore, che per il momento è davvero disastroso. Abbiamo guadagnato qualche posizione, facciamo molto attenzione, qui ci toccano. Ci infiliamo ancora. Bene così. Siamo 14esimi. Siamo usciti lentissimi qui. E attenzione, perché Grosjean sarà di sicuro molto più veloce di noi. No, non ha avuto un'accelerazione buonissima. Ha avuto un ottimo inizio, ci troviamo in una buona posizione. Attenzione, perché si è infilato. Ok. Grosjean tenuto a bada. Allora, siamo con una mescola più lenta e siamo 14esimi. Ottima cosa. Adesso bisogna fare queste curve in modo perfetto per cercare di riprenderci Alonso. Dobbiamo cercare di arrivare al terzo giro con il DRS, stare dietro Alonso. Ah, più che dietro Alonso è Grosjean che sta dietro Wayne. Potrebbe essere una mossa molto rischiosa la nostra adesso. 1.34 è il giro più veloce di questo primo giro. Lo effettua Ricciardo.
Occhio a questa curva. Ok. Non benissimo. Sempre dietro, Grosjean è sempre dietro. Ok. Niente, non riesco a prendere Alonso, Ce la sorpasso con Grosjean che prende la scia. Si avvicina sempre di più. Ok, curva perfetta. Niente, Alonso secondo me già ha più di un secondo, Ok. Vediamo adesso. Ok, avviciniamoci. Va bene. Dai, dai, dai. Stiamo pian piano prendendo la mano e stiamo facendo dei giri costanti, almeno per il momento. Quindi siamo vicini ad Alonso. In questo inizio campionato abbiamo sempre... Ok, siamo entrati nel bene. Terzo giro, da adesso il DRS è disponibile. Se non sbaglio abbiamo fatto lo stesso giro di Ricciardo, sbaglio? Del primo giro, mi sa. Boh. C'è Ricciardo da fermo, fa lo stesso giro nostro con il giro lanciato, se non dico una cavolata, Vediamo, vediamo. Comunque siamo competitivi. Possiamo arrivare in decima posizione, ce l'abbiamo tutte lì. Abbiamo preso il DRS. L'ha preso anche Grosjean. Dovremmo riuscire a difenderci. Ok. Ok, stiamo monitorando l'usura dell'unità a combustione interna. Comincerai a vedere una perdita di potenza. Ecco, benissimo. Ci mancava, questo ci mancava, signori. Era troppo bello, Vabbè. Sempre dietro Alonso. Mi sa che sto perdendo. Potenza del motore che sia con noi e con il suo spirito. Ok. Dai, vieni qui Alonso. Fare lo stronzo. Dai Alonso. Ok. Allora, Alonso sembra avere lo stesso passo di Wayne, o almeno leggermente più veloce. Ci prendiamo DRS. Ce la sorpasso. Proviamoci. Ok. Ah, leggermente larghi. Noi siamo con le super soft, Se teniamo testa ad Alonso o con e Gasly, E poi c'è Bottas. Incredibile. E poi c'è Bottas. Abbiamo perso un po' di tempo qui. Abbiamo distanziato Grosjean, Ci siamo presi anche il DRS. Vai. Ok. Quindi ci siamo difesi su Grosjean. Alonso adesso attacca una Force India, quella di Ocon, che viene superata. Non perdiamo tempo. Grosjean viene attaccato da Hartley lì dietro. Stiamo migliorando il nostro tempo. Si continua qui Alonso che attacca Ocon. Anzi, Ocon che ha riattaccato Alonso e si è ripreso la posizione. Con Wayne che aspetta di vedere cosa succede senza danneggiare la propria vettura. Dai, dai, dai. Larghissimi qui. Però forse usciamo bene. Attenzione, bandiera gialla, entrano i box. Attenzione, attenzione. Cosa attenzione? Attenzione, c'è una vettura fermissima, Verstappen. Nico è appena rientrato ai box. Nico ai box. Benissimo. Nico Hülkenberg ai box. Siamo in settima posizione. Verde. Ancora? Ma che sta succedendo? Incredibile Verstappen.
Safety car in pista, sì. È entrata la safety car. Sì. Raggiungi il gruppo, che ma bello. Ricorda che devi mantenere positivo il tempo che delta. Sfiga. Che sfiga. Safety car riduci non la è. Velocità. Il delta è troppo basso e rischiamo una penalità. Rallenta immediatamente. Non è mai entrata la safety car. Oggi che ho messo le super soft, adesso abbiamo perso un'eternità da Hulkenberg. Ma non solo, tutte quelle entrate in box hanno guadagnato tantissimo. Che sfiga, che sfiga. Chi è per Verstappen? Ma è possibile? Non arriveremo in decima posizione. Perché allora... Il motore è leggermente usurato, girerà a potenza ridotta. Loro adesso entreranno in box e io non lo posso fare. Che sfiga. Davvero sfortunati. Davvero molto sfortunati. L'ho detto ad inizio. È da inizio campionato che abbiamo questa sfortuna, signori. È da inizio campionato. E non sto scherzando. Troppa sfortuna. Entrano ai box. Vabbè, sono entrati ai box. Ok, rallenta, rallenta. Delta negativo vuol dire che stai andando troppo veloce. Raggiungi la safety car. Gli altri sono già entrati ai box. Invece io mi devo fare il giro dietro la safety car. Dai, safety. Sei vicino alla safety car. Dato che sei al comando non puoi sorpassarla. Ma resta va. Resta dietro alla safety car. E quindi recupereranno tantissimo. E infatti c'è già Ricciardo. Che sfiga. Che sfiga. Cioè io non posso entrare adesso in box. Che sfiga. Davvero non ci posso credere. Siamo davvero molto sfortunati. La mia strategia di mettere una mescola più dura non ha avuto alcun effetto, perché abbiamo una strategia alternativa a disposizione. Adesso me la dà la strategia alternativa. Soft o ultra soft? No, è meglio ultra soft. Va bene. Cioè esco ultimo. Esco ultimo. Ok, siamo più o meno nella finestra del pit stop. Se vuoi cambiare le gomme durante il regime di safety car, noi siamo qui ad aspettarti. Vado adesso, ma poi avrò un finale con quelle gomme incredibile. Però almeno me la gioco. Spero non rientri adesso la safety car. Speriamo di no. Cioè io dopo mi devo saltare tutti. Con le ultra soft però. Poi mi devo difendere. Vediamo se rientra. Se rientra no. Cioè ho perso un'eternità. Cioè sono ultimo. Ma anche di tantissimo. Dai, speriamo non rientri. Speriamo non rientri. Ma non c'è nessuno. Perché hanno messo la safety car? D'accordo, rientri ai box alla fine di questo giro. A cagare. Ragazzi, devo entrare adesso. Alcune informazioni su Grosjean. Ha riscontrato una sorta di problema meccanico. Ottimo. Sono ultimo. Sono ultimo. Cioè devo ritornare. Vai ora. Devo rifare tutto da capo. Devo rifare tutto da capo e mi devo anche muovere. Sono 19esimo. Per una strategia sfortunata. Ok, evita la linea bianca all'uscita dai box. Se la attraversi ci becchiamo una penalità per guida pericolosa. Tranquilli, tranquilli. Li andiamo a riprendere. Consumiamo gli pneumatici. Stiamo tranquilli. Che adesso li andiamo a prendere tutti. Solo che dobbiamo stare molto attenti agli pneumatici. Ultima posizione per Pierluigi Wayne. Incredibile. Accelera un po' per favore. Devi essere a una distanza massima di 10 auto dalla vettura che ti precede. 10 auto, se mi dai il tempo di arrivarci. Ok. Ok. Allora, cosa dobbiamo fare in questi casi? Cosa dobbiamo fare?
aspettare il momento giusto, saltare subito le prime 3-4 vetture, andare all'inseguimento e sperare di... Prepariamoci a riprendere la lotta. La safety car rientrerà durante questo giro. Quando gli avversari accelerano, ricorda che non puoi superare finché non viene esposta la bandiera verde. La safety car è in questo giro. Dai, che ce la facciamo. Adesso vi salto tutti, eh. Adesso vi salto tutti. Giusto qui però, eh. La fortuna. Dai. Dai. Riparti. 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 E su. Ok. Mamma mia. Torna subito alla tua posizione, altrimenti saremo penalizzati. Non puoi sorpassare il regime di safety car. Ok, pensavo fosse partita. Pensavo fosse partita. Volevo partire bene, invece ho fatto la cazzata. Va bene. È finita. Ultima posizione. Ok, distanza dal compagno di scuderia. 6,1 secondi. Ok, andiamoli a prendere. Andiamoli a prendere. Adesso abbiamo le ultra soft, anche se non reggeranno per tutti questi giri. Almeno spero di sì, però non ci credo tantissimo. Ok, presi. Dai, dai, dai. Toglietevi. Uno. E uno fatto. Adesso andiamo a prendere Stroll. Dai, 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 ce la facciamo. Ce la facciamo, ce la facciamo. Bello, che sorpasso. Bellissimo. Fantastico. Allora, saltato Hartley. Maledetta safety car. Maledetta safety car. Adesso bisogna prendere Stroll. Veloci però. Non è che possiamo fare una vettura a giro. Dai, 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 spingi. Si è avvicinato Hartley. Se ne sono già andate. Come hanno fatto? Vai, prendilo. Ma sta dietro. Hartley è più veloce di noi? Possibile? Dai. Togliti. Togliti. Ok. Adesso c'è da prendere Van Dorn. Attivate. Attivate sto maledetto DRS. Muoviamoci. Non ce lo dà. Ah, siamo usciti lenti. Lentissimi. Allora. Stai arrivando al limite dell'erogazione dell'ERS e perdendo energia prima della fine del giro. Diminuisci l'erogazione dell'ERS per evitare che accada. Ma non è vero, stai zitto. Stai zitto. Vediamo un po'. Grosjean contro Van Dorn. Ci fa perdere tempo qui. Ci fanno perdere tempo. Ma va a cagare, deficiente. Ci fa perdere altro tempo. Maledetto Van Dorn. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. Vai. 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 Ok, fatto. Ok, forse ho frenato troppo presto. Quindicesimo. Vediamo se riesce la rimonta. Il distacco dalla vettura che ti precede è 2,6 secondi. 2,6, ma dai, già. Cattivi, cattivi. Anche se devo cercare di gestirle queste gomme. Consigliamo di passare al mix 2. Carburante al mix 2. Ti stai zitto un po'. Parla sempre. Che fastidio. Ma il DRS se lo sono venduti? Dai. I commissari hanno dato l'ok per il DRS. Oh, grazie a Dio. Dai, 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 dai. Quattro giri alla fine. Li abbiamo completamente seminati, quelli dietro. Ok, siamo dietro con Magnussen. Toglietevi. Togliti. Non devo danneggiare, non devo danneggiare.
Non devo danneggiare. Mi prendo il DRS e me li brucio tutti adesso. Vai, bruciali tutti. Bruciali tutti. Mamma mia, sono in tre lì. Ci facciamo male. Ci facciamo male. Ci facciamo male. Lo sapevo. Ok, uno fatto. Togliti. Ok. Dai, 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 dai. Saltato Sirotkin, ha guadagnato Van... Madonna, questi si ammazzano. Questi si ammazzano. Ok, togliti. Togliti, togliti. Bene. Mamma mia, cattivissimo. Siamo in tredicesima posizione. Rimani concentrato, Pierre. Bene così. Ho preso il DRS. Ho preso il DRS, signori. Vai. Dai che ce la facciamo. Davanti a te c'è una Force India. Ma non è per niente Force. È solo India. Allarghi. Già sento la... Già sento gli pneumatici che stanno facendo... Abbiamo carburante a sufficienza per soli due giri. Ma frega niente. Non ci arrivo. Non ci arrivo al traguardo. Non mi interessa. No, sono andati via i pneumatici. Già gli pneumatici. Hülkenberg, undicesimo. Cioè, guardate, ho il passo di Nico Hülkenberg. Vi ho detto tutto. Non ce la facciamo, arriviamo undicesimi. No, dai, no, no, non me lo dire, Toglietevi. Ragazzi. Ragazzi più veloci, per favore. Ce la faccio per una vettura. Attenzione lì, Ocon e Hülkenberg. Togliti Hülkenberg, per favore, grazie. Benissimo. Andiamo a prendere Ocon. E ce ne manca una che è lì. E non ce la facciamo. Non ce la facciamo. Non ce la facciamo, di pochissimo. Dai, ma che è uno scherzo? Larghi. Non ce la facciamo di pochissimo. Dai, qualcuno che si ritira. Niente. Vai, 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 vai. No, le gomme, le gomme. È finita. Abbiamo anche una perdita di potenza del motore. Però una sta rallentando tantissimo, Forse. Occhio. Ma dobbiamo prendere Ocon. Il problema è prendere Ocon. Preso. Rimaniamo attaccati. Facciamo, dai, per una posizione. Non ci credo. Dai, 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 dai. Dobbiamo fare l'ultimo giro. Che sfortuna. E io l'ho detto che siamo sfigati quest'anno. La Renault siamo davvero molto sfigati? Infatti. Quello che sta succedendo. Vediamo se Ocon non apre il DRS. Non apre il DRS Ocon. Sei all'ultimo giro. Ultimo giro. Gli pneumatici non ce la fanno. Non ce la fanno più. Abbiamo fatto due giri in più con questi pneumatici. Era praticamente impossibile. Davvero un peccato, No, stiamo slittando. Stiamo slittando, signori. Dai, non siamo andati a punti. Ma com'è possibile sta safety car maledetta? Maledetta sia la safety car. Esce quando non deve uscire. Ah,
Che peccato. E anche oggi rischiamo di salutare la Renault. E niente. E in pochissimi giri abbiamo saltato davvero tante vetture. Vince Ricciardo. Ancora. Ancora lui. Niente. Vabbè. Che sfiga. Spero che faremo di meglio nella prossima gara. Oggi è andata proprio male. Che sfiga. Davvero sfortunato. Comunque siamo andati avanti a Nico Hülkenberg. Vittoria, questo vuol dire però... che siamo stati più competitivi. Ecco i nostri vincitori. Che gara entusiasmante è stata la Se Red Bull. Se non ci fosse stata la safety car a quest'ora parlavamo secondo me. E ora vediamo me... come questi risultati si riflettono sulla classifica piloti. Daniel Ricciardo conquista la vetta della classifica piloti. Passando al pilota del giorno, Luca Filippi, tu chi sceglieresti? Io. Direi il Fortunello. Oggi ci ha regalato una prestazione stupefacente. E ora passiamo ai costruttori. La Red Bull ora ha ancora più punti di vantaggio. Oggi la scuderia McLaren ha dato una prova di forza e ha risalito la classifica. Anche... dopo questo weekend frenetico, penso sia arrivato il momento di riposare. Grazie per averci seguito e arrivederci. Alla prossima. Nico Hülkenberg è stato penalizzato. Cosa ha fatto Nico Hülkenberg? Vediamo un po'. Nico Hülkenberg... collisione grave con Perez. Al giro numero 5. Va bene, ragazzi, la strategia delle gomme più dure ad inizio gara non ha pagato, anzi, ci ha rovinati la gara. Potevamo, secondo me, arrivare almeno in decima posizione. L'abbiamo visto con una mescola più morbida. Siamo andati abbastanza bene, solo che negli ultimi due giri quella mescola si è usurata troppo e abbiamo perso il passo di Ocon. Eravamo lì, peccato che la gara è solo al 25%, perché qui si poteva fare davvero molto bene, anche se il giro veloce non l'abbiamo fatto, cioè non abbiamo fatto un giro più veloce degli altri perché siamo stati imbottigliati più che altro e abbiamo girato un secondo e sei più lenti di Ricciardo, ma è falso come tempo migliore quello di Pierluigi Wayne, perché abbiamo sempre avuto vetture davanti. E nel giro di 5 giri abbiamo saltato tutte queste vetture. Siamo stati bravissimi. Peccato per non essere riuscita ad arrivare in zona punti. Posizione in classifica piloti con Ricciardo a 117. Wayne, attenzione, perché è dodicesimo con 12 punti. Molto sfortunati. Nella costruttori, attenzione, la Renault deve darsi una mossa. Ma grandissima. Andiamo avanti. Allora, vediamo un po' la rivalità... vediamo, attenzione, 3-3 su Nico Hülkenberg, 4-2 su Grosjean, quindi stiamo per vincere su Grosjean e siamo in svantaggio di 2 punti su Nico Hülkenberg. Va bene, punti risorse, speriamo siano abbastanza per sviluppare ulteriormente il motore. Quest'anno sarà un anno difficile, poi il prossimo cercheremo... ok, benissimo, benissimo. Bonus obiettivi scuderia 600 punti. Completa 8 programmi di prova. E lo abbiamo fatto, lo faccio sempre. Aumenta leggermente la fiducia della Renault. Molto bene. Si abbassa tantissimo quella della Mercedes, della Ferrari, della Red Bull. Ma è normale. Mi spiace per il risultato. Ancora. È stato un weekend difficile. Attenzione al rinnovo del contratto. Dobbiamo per forza fare il rinnovo del contratto. È arrivato il momento di stipulare un nuovo contratto. Qui puoi visualizzare quello attuale. Quando inizieranno i negoziati, la scuderia ti farà un'offerta. Se vuoi, puoi accettarla. Ma ti consiglio vivamente di fare una controfferta e tentare di ottenere qualcosa di meglio. Ok. Efficienza pit stop per forza. Sviluppo simultaneo, velocità miglioria 2. Proponi. Dai che ce la facciamo. A posto. Okay. La nostra proposta è stata accettata. Il nuovo contratto entrerà in vigore a partire dal prossimo weekend di gara. Potevo chiedere di più. Potevo assolutamente chiedere di più. Ma attenzione, perché adesso... forse... no,
Gran Bretagna definitiva. Allora, prima di salutarci, la cronologia progressi, così e così. Allora, mamma mia, come sta messo, sta messo proprio male. Prossimo GP in Austria, anche qui so gareggiare, lo scorso anno siamo arrivati primi, 2 anni fa siamo arrivati quarti, quest'anno non lo so con quel motore che fine faremo, però noi ci proveremo. Allora, ricerca e sviluppo, dov'è? Eccola qui, si continua sul motore, non mi interessa, così arriviamo, sì ma, 4 settimane di sviluppo, 1.7 ci sta... Ok, dai, si continua così. Vai. Sviluppa. Ok, abbiamo ancora 965. Potrei sviluppare anche questo. Non lo so, questo o questo. Oppure il telaio. Oppure il telaio. Questo è punti insufficienti. Devo pensarci, aerodinamica, siamo in terza posizione, qui in quarta, quindi andrei, progressione 4-6, 5, questo qui cosa? Ammortizzatori anti-sussulto, ok, invece qui possiamo fare, non lo possiamo fare, non abbiamo i fondi, ok, potrei migliorare anche i motori a combustione interna. Oppure continuare con il motore. Ah, ma non ho la... Ho raggiunto la capacità per reparto. Per reparto? Giusto, sì. Quindi nel frattempo potrei... Sì, potrei migliorare qui. Ok, ammortizzatori antisussulto. Ovvero l'usura delle gomme. Vai. E anche questo ce lo siamo fatto. E va bene. Abbiamo 3 sviluppi, uno arriverà in Ungheria, l'altro in Gran Bretagna e l'altro in Austria. Quindi nel prossimo GP arriverà già il telaio, però è incredibile, eh? Il motore dobbiamo aspettare tantissimo. Quindi non in Austria, nel prossimo, e poi in Ungheria, mamma mia ragazzi. Però arriviamo in Belgio con un bel motore, arriviamo in Belgio e in Italia con un bel motore, va bene. E quindi in Italia e in Belgio, anzi in Belgio e in Italia incominceremo a fare punti, sicuramente. Ragazzi, non è che sono diventato nabbo tutto ad un tratto, è che il motore è proprio inguardabile. E adesso lo sto sviluppando con tutte le migliorie che stiamo per apportare in Gran Bretagna, anzi in Belgio e in Italia. Saremo in seconda posizione forse, se non sviluppa ovviamente la Ferrari. Però seconda, terza posizione, ma avremo un motore davvero molto competitivo che ci permetterà di lottare con la Ferrari. Con la Red Bull no, ma con la Ferrari sì. Va bene ragazzi, ci vediamo nel prossimo GP, sperando di riuscire ad andare a punti. Mi dispiace tantissimo per la safety car quest'oggi, ma in Austria anche con la safety car vinceremo. E non partirò con le ultra soft, no anzi con le super soft. Partirò con una mescola più morbida, stop, perché adesso metto... una mescola più morbida e la safety car non entra neanche con 10 vetture in pista ferme, incredibile, e ti dà la virtual safety car. Va bene, io vi do un bacione, un abbraccione, vado nel prossimo weekend per salvare i progressi e signori, tanti bei pollicioni in su, probabilmente tra qualche GP cambierà la storia. Ciao a tutti.